Un bombardamento continuo di notizie da parte di mainstream e controinformazione. Impressionante, come se non ci volessero lasciare nemmeno la possibilità di pensare. Un fuoco di fila che non accenna a interrompersi, dall'influenza versione 1.9 alle pressioni per la cura CTP MANS, che tutto può ma a nulla serve, subito via alle cronache scientifiche sulle ovvie non correlazioni e poi, senza soluzione di continuità, guerra in Ucraina, sanzioni, crisi energetica, collasso economico ormai alle porte e percepibile in mille sfumature attorno a noi, cieli come scacchiere e clima. Uno si sveglia e si tocca i gioielli perché non sa se si incazzerà di più per il prezzo dei pomodori sotto casa o per il latte che, anziché stare sullo scaffale del market o in frigo, fa bella mostra di sé in cielo. No, non sotto forma di brick, per quello ci vorrebbe il mago Silvan o le proiezioni olografiche. No, parliamo di latte per descrivere colore e consistenza che sembra aver preso sempre più spesso quel blu, dipinto di blu, tanto bello da farci pure una canzone. Oggi come sarebbe intitolata? Nel latte dipinto di cemento e sabbia? Un po' meno romantico, come il mondo in cui viviamo rispetto a quello che ha visto Modugno fare la storia con quel brano. Pressione, pressione, continua pressione, e dai, con i tizi ancora con la museruola, la radio che parla di contagi, la TV che te la mena con il conflitto come se non ce ne fosse uno solo, il giornale che ti assicura che 3 stipendi non basteranno manco per pagare una bolletta, e avete anche rotto i... Vabbè, mi avete capito. Fermiamoci, relax. Intanto, anche se ci stressiamo, il prezzo di pomodori non cala e il cielo non migliora il suo colore. Piuttosto, pensiamo alla marea di cazzate che ci stanno raccontando adesso. Qualcuno se n'è accorto? Sì. E pensiamo un attimo a quante ce ne possono aver raccontato finora. Quante? E di quale portata? Perché potrebbe anche essere che una tale accelerazione nell'implementazione della loro famigerata agenda sia stata motivata non da un appuntamento, un obiettivo, un ordine superiore, ma dal fatto che troppe puttanate stavano venendo a galla e non avevano più modo di coprirle se non con una serie di distrazioni tipo film ad avanzamento veloce, un 2x sul play, e si è creato un casino tale che i più ne sono rimasti frastornati, se non letteralmente ipnotizzati. Sì, hanno fatto proprio un bel casino tale che a volte ci si sorprende a pensare. Ma sono serio o sono davvero messi male a questo punto? Ci stanno semplicemente prendendo per culo. Il POTUS, President of the United States, per chi non mastica certa terminologia, che vaneggia farfuglia ogni 3x2, che manco le comiche di Pozzetto, il famigerato orso russo che con l'esercito più forte al mondo non riesce a vincere su 4 coglioni in croce, l'Unione Europea che prende provvedimenti ad minchiam per uno Stato che non fa parte dell'Unione Europea e si spara sui piedi solo perché un attore di quarto ordine sta piangendo sul latte versato, che non è quello di prima nel cielo, ma è quello di mettere armamenti sulla porta del vicino. L'illogico è letto a paradigma, non è verosimile, non tiene, non è neanche surreale, ma patetico. Se l'influenza versione 1.9 sapeva di filmetto hollywoodiano realizzato un po' alla carlona, con trama stantia e mille buchi di sceneggiatura, con la guerra nel mezzo dell'Europa siamo alla parodia di Don Camillo e Peppone. Putin il buono, Biden il brutto, Zelensky il cattivo. Questo è il quadretto che ci viene dipinto dalla informazione alternativa. Sì, l'alternativa tra zuppa e pan bagnato, ma ci crediamo veramente? Teatro di guerra. E se si chiama così, ci sarà pure un perché. COVID, Certificate of Vaccination Identity Digital. Anche questa era facile. Agenda, dal latino cose da fare. Ma spariamola grossa, e se fosse AIDS-NDA? Agere, cioè agire sul NDA, meglio conosciuto come DNA, agire sul DNA, carino, vero? Perché questi hanno la fissa per i simboli e i giochi di parole e potrebbe anche starci. O forse sono solo paranoie, ma anche la pesca. Comunque sia, continuano a sbatterci in faccia il loro piano e nel farlo hanno messo su una rappresentazione che ha creato proprio un fenomenale spettacolo in 3D. The Truman Show ce lo aveva spiegato bene, ma siamo stati ciechi. Ora che abbiamo pure i sottotitoli, ci stiamo arrivando o vogliamo anche che ci imbocchino col cucchiaino? Una fottuta rappresentazione per creare una immensa distrazione e un altrettanto grande intrattenimento. Ma grande non vuol dire di buona qualità. Gli attori sono da circo, la trama da B-movie, gli effetti speciali ancora piuttosto scarsi, uno spettacolo penoso. Se si hanno occhi per guardare, ma guardare per davvero, senza incantesimi di sorta, quel che si vede ha del ridicolo. Essi vivono di George Carpenter, ancora una volta, il cinema ci ha detto tutto. E leviamoceli questi benedetti occhiali, fanno tutti parte del piano, è come per la TV. Se ti ci lasciano andare, allora sei funzionale.
Se sei scomodo, non ci apparirai mai. Nella vita reale funziona che se cooperi e reciti la parte assegnata, allora hai i tuoi bei vantaggi. Se sei disfunzionale, hai il tuo bel tanto di terra assicurato sopra la tua bara. Moro, Mattei, Olivetti, Falcone, Borsellino, Chiesa e compagnia bella, quanti purtroppo si sono recentemente uniti a questa schiera, possono confermare. Leviamoceli questi cazzo di occhiali, guardiamo le cose per come sono veramente, sono molto, molto più semplici di come ci vogliono far credere. È che a monte ci deve essere qualcuno che si diverte davvero tanto a tirare le fila di questo gioco e noi come bambini ci ostiniamo a credere a questo spettacolo di marionette. Cominciamo a rinunciare al cucchiaino con la pappa. Il libretto di istruzioni ce lo abbiamo già, si tratta solo di mettere a tacere mainstream e controinformazione, di fare silenzio attorno a noi, di stare un po' con se stessi e capire le dimensioni della menzogna, capire le dimensioni dell'inganno. Sarà molto, molto più facile, intimamente più facile, smettere di preoccuparsi e di avere paura. Smascherare i falsi idoli, identificare immediatamente le loro strategie, ridere della loro pochezza, stare centrati e determinati. Attenzione vuol dire energia. E da lì, dall'attenzione, viene la paura. Se una cosa la ignori, non puoi averne paura. È la nostra energia ad alimentare la nostra paura. Dedichiamo questa energia ad altro. Crescita, consapevolezza, cura di noi stessi e degli altri, i nostri hobby e interessi, il tempo per i nostri cari, le nostre ricerche, il nostro giardino, tutto, ma non il loro deprimente martellamento. Non servirà a fare tornare il cielo blu e il prezzo dell'energia ad un livello umano, ma scopriremo che possiamo fare un sacco di cose belle e fare un interessantissimo percorso. Solo così verrà meno anche la paura e insieme alla paura verrà meno il loro controllo sulle nostre vite. È il modo migliore per fargli mancare il terreno sotto i piedi. Del resto, si sa, le marionette non hanno terreno sotto i piedi. Sono un palco in cartapesta o, il più delle volte, semplice aria fritta. La nona elica.